Bellissimo applauso, eccole arrivare, dai. Cominciamo a farci sentire, forza Dora Nunziata. Eccolo qui, un talento incredibile. Emanuele, lui vince, lui è re di Pastorella, lui è Giulio Lavone. Grande. 31-25 per il grande Giulio Lavone. Tra atleti straordinari e Peppe Soprano, Abdelkabir Marshall, Aik, Youssef Aik, Youssef Aik, Peppe Soprano, Youssef Aik secondo, Peppe Soprano, terzo all'arrivo. 32-20, 3-14, la media chilometro. Che adrenalina, Marco, queste scene. Mamma mia! Veramente il colpo d'occhio del pubblico straordinario di una Torre Annunziata che vive l'evento è quello che fa la differenza, perché noi portiamo sport, ma la festa, l'emozione è tutta dedicata a chi ci guarda, a chi vive con noi visivamente nel cuore la passione dell'atletica, dello sport per eccellenza. Hamid Kadiri, il laghetto. Hamid Kadiri, 36 minuti dal via, 3, 8 e 5 km per lui. Adesso li vediamo arrivare uno ogni tanto, poi quando saremo attorno ai 40 minuti avremo un colpo d'occhio incredibile, perché arriveranno uno dopo l'altro senza soluzione di continuità. Marek Adam, atleta ucraino, due mesi fa è diventato papà dello splendido Leonardo. Marek Adam, il laghetto, fa parte dello staff dei miei atleti. Marek, un bacio a Maria. Sapete quanto è importante questa accoglienza così quando si arriva, perché ti dà quell'adrenalina giusta. Rashid Talib, sempre laghetto, c'è la classifica squadre. Rashid Talib, grande Rashid. La gara. Beh, sicuramente il record... 2100 secondi dal via. Record femminile sicuramente non c'è più adesso. No, già l'abbiamo. Ale Vincenzo! Andiamo a chiudere, i ragazzi di Luigi Cavanna Runners. C'è la lotta per la classifica squadre. Grande Vinci! Benvenuto a traguardo. Marti, attenzione, perché a breve avremo la prima donna. Siamo nell'ottica dei 35-30 dalla partenza. Benvenuto all'arrivo, è tuo Pastoran! Bravo. Dovremmo quasi esserci ormai, credo. Se Malika conferma le sue prestazioni. Sono quasi 200 donne in gara. Marti, c'è un bel lavoro anche per te. Siamo a 36 minuti dalla partenza. 3.36, la media chilometro, benvenuti, facciamo sentire l'applauso di Torre Annunziata e allo sprint qualcuno che deve battere se stesso. 36 minuti, alzala via da tutta questa energia, se lo faccio io rimango là.
Mi viene a prendere mia moglie, la... ecco la donna! La prima donna, Marco, eccola qui! Malika! Malika Belakhir del team Caetano Runners! Regina! La regina di Torre Annunziata, accogliamola! 30, Malika! 26! Malika Belakhir! Ale Carmine! Alessandro, ma forza ragazzi! Siamo sotto i 3.40, Carlo! 3.40 ora! Asmaidi Islame! Asmaidi Islame! Marti! Allora, lei che è stata protagonista anche allo Strabenevento si conferma nella sua seconda posizione! Un grande applauso per la seconda donna! Asmaidi Islame! Per lei! Ha visto che cavaliere al suo fianco? Abdelkebir Lamashi, finalista ai campionati del mondo di maratona, due volte. Qua siamo a livello stellare con l'atletica. 37 minuti, 20 secondi, 3.44, c'è Janet, Marti. Grande Janet, grazie che me le segnali Marco, perché da qui la visuale è un po' così. La terza donna, Janet Anane del team Il Laghetto. Un grande applauso per lei. 37.32. 3.45 per Janet Anane. Quindi podio che più internazionale non potevamo averlo, con la vittoria di Malika Belakhir. Asmaidi Islame in seconda posizione, terza Janet Anane, attendiamo la prima delle italiane, ma intanto c'è ancora Tommaso Sicignano in zona arrivo. 38 minuti fa la gara, 3.48 la media chilometro. Marti, confermi? Confermo, chi si permette di contraddirti? Sabato prossimo tutti a Siano, e poi Cicciano, e poi Aniello ad Angri, ancora arrivi, ancora gara. E poi li vediamo senza soluzione di continuità adesso, man mano che ci avviciniamo ai 40 minuti, cioè al fatto. E poi le foto di Mimmo Cuomo su Facebook, Marathon Club Stabia, c'è sempre. Io so che è anche noto come Mimmo Frisch. Soprattutto come Mimmo Frisch. La moglie Anna Frisch. 37.40. 38.40. Grazie cari! Bentornato in gara! Karim, bentornato! 38.50! Chi è ai 300 metri dall'arrivo? Possiamo scendere sotto il muro dei 40! Vai! Vai, Totò, vai! Qualcuno che si fa accompagnare da medagliati! Grandi! E a breve penso che qualche donna italiana dovremmo riuscire anche a intravederla tra poco. 45 secondi al muro dei 40! Forza Raffaele, forza Giovanni, andiamo a chiudere, non mollate, 39 e 30 della partenza, Giovanni c'è, Saviano all'arrivo, con noi. 20 secondi. Delle italiane, Filomena Palomba, eccola qui. Prima delle italiane. Donna italiana, quarta posizione per lei, 39.45. 3.59, 58 per lei. 8, 7, Gianmario, 5, 4, 3, 2, 1, 40 minuti di gara. Francesco c'è. I pacemaker abbastanza precisissimi. Precisissimi i nostri pacemaker. Complimenti. Lo plotti tre Casaran. Ovunque, per Torre, non solo. Tua collega di emozioni, Marti, Loredana. Vai Loredana Lamberti, lei sempre presente nelle gare qui in Campania. Emanuele. È andata anche fuori a onorare con qualche mezza maratona. Bravi. 40-40 da via. 4.04, Vincenzo Celiente c'è, l'atletica Galano, il ricordo di Luigi Raiola, aleggia il sorriso di Luigi su di noi. Anna Maria, vanno ancora all'arrivo del team Scafati, grande Anna Maria, 41 per lei. Media? 4.06. Grande avanti.
Anna Maria Maracora, che è stata campionessa del mondo cross master 35 donne, Telese all'arrivo, 17 giugno ci saremo. Marathon Boschese, la politica vesuviana, ma quanti team, tutta la regione presente, non solo. Ariel, andiamo a chiudere, 41 e 40 dalla partenza, 4 e 10 al chilometro. Emanuele Service, e festa sì a Torre Annunziata. Ale Angelo, benvenuto a Torre, cavate di Renice. Angelo D'Antonio nello staff dei miei atleti. A breve Marti per l'arrivo delle tante ragazze in gara. L'elenco è all'interno dello zaino, Marti. C'è un solo foglio per te, già imbustato. 15 al chilometro. Alle ragazzi, non mi mollate proprio ora, andiamo a definire la classifica finale, prima dei primi 150 uomini. Alle Nora, le ragazze di Tevano, testa fino in fondo, con Annunziata 4:16. Nora, benvenuta. Anna Maria, è tua Torre Annunziata. Francesco, c'è Caivano, Neri, Alenunzio, 4:18 la metà chilometro ora. Vai Patrizia, dai, nonostante non fossi in forma, hai fatto una gran gara, grande rientro per te, brava Patrizia Bigardi. C'è Marco, se vuoi l'elenco sta qua. Ale Gaetano, Gaetano sempre con noi. Se vuoi l'elenco te lo do. No, 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 va bene Marti. Grazie Massimo, nel ricordo di Luigi. L'emozione dell'elicottero, l'emozione che vivremo al momento della cerimonia protocollare, quando ci sposteremo sul durante il Maghreb, il tramonto di Torre Annunziata, sulla spiaggia, per vivere la cerimonia protocollare. Ancora arrivi, con atleti. Tanto benvenuta anche a Maria Laura, che ha appena concluso la sua quinta passerata. Antonio c'è, Antonio Di Serno, uno dei miei sponsor speciali per la serata di beneficenza che ogni anno viviamo dalle mie parti. 30, Marti, 30 secondi, Vincenzo, benvenuto, 30 secondi, al muro dei 4:30, Lucia, ci siamo. Marti, facciamo il conto alla rovescia, dai 10 secondi in poi. Dovrei riuscirci. Bravi, bravi. Ci siamo quasi, Marco. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ci siete riuscite ragazze, 45 minuti, grazie all'arrivo, 4:30 la metà chilometro, ancora gara, ancora emozione, ancora post run, fino in fondo. Teresa grande, Teresa Cavano, grande Teresa, grandissima Teresa, complimenti. Anna Maria benvenuta. Con poder beber, mujer, que vas a hacer lo que tú te pares. Si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Tú sabes de la que ragazzi. 46 minuti della partenza. Buon arrivi, bello il colpo d'occhio dell'arrivo, tutta la sua arrivo curata da Enzo Lamura, Viviana Celano, allestimentorale.it. Rino benvenuto, molla c'è, a settembre dei suoi
facciamoci sentire torre, l'applauso agli atleti all'arrivo, non manchiamo con gli applausi. Emanuela c'è, anche te Emanuela. Anastasia! Anastasia! Mario, Vincenzo, Marco, Gabriele, grandi ragazzi, che belli i miei ragazzi, sono più belli i miei ragazzi. Grazie a te Adriana, complimenti. 4,40 km/h, ma ce ne sono ancora tantissimi che devono arrivare, praticamente non siamo neanche a metà degli arrivi, 1103 single. Saviano c'è, prima domenica di dicembre ci saremo, Mario, Luigi, benvenuti all'arrivo. 1100 più qualche scricciolo di bambino che accompagna il genitore. E anche qualche cagnolino. Sì, l'anno prossimo porto Marilisa Carrano all'arrivo, porto Pallino, il mio gatto a gareggia, poi verranno pure gli altri 20 che sono nel giardino. 47,30, 4,45 km. Appena 20. Pasquale Pizzano, delle classifiche in sinergia, confermate dal gruppo giudiziale. Napoli, Sonia Damiano con le sue foto e le sue emozioni, i colleghi giornalisti che sono qui in zona, grazie. Con arrivi, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Protezione Civile, Team Misericordia, grazie! Lo pronti da Caseran, Vincenzi, benvenuto! Benvenuta Angela! Angela, benvenuta, Armando! È tua torre annunziata! I nostri pacemaker, eccoli qui! Un grazie! Susi! Ragazzi, quanto sei bella Susi! Benvenuta! Complimenti Susi, Sapi, Matteo c'è, vogliamo ringraziare il team dei massaggiatori, Team Misericordia, grazie. Croce, tanta birra a tutti. Saviano. Enzino, Davino c'è. Marti, ma quante ragazze che stanno gareggiando? Ma quante sono le donne? E guarda, che forse sono anche belle nostre, poi tutto il passo del 5 km non è facile. Ma si inizia a curare anche l'alimentazione, si inizia a curare ogni aspetto che aiuta all'approccio agli allenamenti e alla gara. Magari anche con i riferimenti giusti. A lei ragazzi sì, ma soprattutto tra poco, tra qualche settimana, ancora arrivi, ma che belli domini con i nipotini, ancora arrivi, benvenuti. Ragazzi e ragazze delle tante età diverse, ma qui non conta, conta l'emozione. A lei Adele. Allora, comunicazione di servizio, chi ha già finito la sua gara non passasse di nuovo sul tappeto con il chip, levatelo prima e poi passate di nuovo, grazie. Confermo ragazzi, evitate di ripassare sul tappeto, una volta c'è il ristoro, l'accoglienza all'interno, 3, 2, 1, 50 minuti dal via. Peccato, Anna, per pochi istanti. Anna della Corte, benvenuta, per poco sopra 5. Guarda che sono 50 minuti, esatti. Sono tutti stanchi, ma arrivano comunque tutti sorridenti. Carlo D'Ambrosio, presidente, Scafati c'è. Ma quale età, ma quale anagrafe, abbiamo anche dei 75 anni che stanno gareggiando con noi. Ale Francesco, a Torre Annunziata nessuno è fuori. Carlo, complimenti, qui è l'emozione dell'atletica, fate fare sport ai vostri ragazzi al di là delle Olimpiadi. Che avrò il piacere di ritornare da 2 anni a Tokyo con un mio atleta karateka di Roma, già selezionato per le Olimpiadi a Tokyo. Siamo 51
prima di esci la mia. Vai Sara, got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Dai, dai che è finita. Sapi, benvenuto. Vai, grazie, ci hai rinunciato alla fine. Siamo sotto i 5 10, 10, Placido, 9, 8, Marti, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 10 km ora. Complimenti a Maria Beatrice che ce l'ha fatta. Grande Mary. Despacito, despacito, le note di Despacito. Però non è che vi invitiamo ad andare lentamente, Despacito. Bisogna andare forte, fino alla fine ragazzi. Benvenuti a Torre Annunziata, l'arte bianca della pasta. Roberto Cirillo, lo punto del Casaranda. Presidente Generosa, benvenuto, gli ha detto un bacio a Luisa. Un abbraccio forte ad Enrico. Mare Dombretto Sabbia, la mia città all'arrivo. Magari attraverso la bravura di Pasquale a sapere quanti sono gli arrivi al momento, giusto per una segnalazione. Martina Modio con noi, la dottoressa Martina Modio, che ha presentato alla Sapienza Roma la tesi di laurea sul marketing collegato allo sport. Paradini, Annarella è benvenuta, grande Anna, ma quante ragazze, ma quante emozioni in rosa. Allora, diciamo che giustamente lo dare Pasquale, che essendo ripassate più volte alcune persone, abbiamo già raggiunto il record. Quanto siamo? Siamo intorno ai 6,60. 6,60, la voglia, ne devono arrivare almeno altri 400. 5 e 20 da poco superata la media chilometro. Patrizia, benvenuta. Presidente Ranieri, presidenti, benvenuto. Benvenuti Terzigno e San Giuseppe Vesuviano con noi. Tiziana, brava, complimenti Tizi. Eccoli qua i pirraioli, i pazzoli, Antonio Magliella d'arrivo. Grande Roberto, Roberto, Roberto. Marco, perdonami, è stata smarrita la chiave di una macchina che però assomiglia molto anche alla tua. Non vorrei l'abbia fatta la macchina. Ora, quella sia la chiave di una Clio. Ah, una Renault, ok. Una Renault. Renault. Non è della mia. La Renault, chiavi la macchina se qualcuno l'ha smarrita. Roberto, allo stand di Pasquale. Metti a chiappo il coach dell'organizzazione. Ma straordinario, siamo a 703 dall'arrivo, ma questo è quello che dà la carica per ripartire per la sesta edizione. Sì, c'è una carica pazzesca, pensare che siamo a 50 minuti e siamo ancora, diciamo, da 4 minuti e ci sono ancora tanti atleti che dobbiamo applaudire, che dobbiamo aspettare, perché la festa è ancora nel pieno. Ci sarà una grande premiazione sul mare, mi raccomando, non andate via, venite tutti quanti giù lì all'Arena Nera, all'Arena Nera Beach, perché ci sarà una premiazione al ritmo di musica e con delle sorprese per tutti. Come ogni anno, più di ogni anno, ancora arrivi Ale Pasqualino, presidente, benvenuto, Saviano c'è, la potistica vesuviana, il pacemaker Franco Marta in versione pacemaker, grandi. Poco più di 55 minuti, Erasmo, mancano due gare a 900 emozioni in gara, sarà alla 100 km del passatore a fine mese. Giovanna, benvenuta, professore Sandino, grande professore, Torre Annunziata. Quando dicevi a tutte le età, vedi Marco. Un 1,75 all'arrivo. Mandalo a Guess My Age, questo non arriveranno mai le tue, secondo me. Antonio è tosto, l'ho allenato per anni. Quando arrivi,
mancano 4 minuti alla soglia dell'ora di corsa. Ma ti ha notato la gran gara di Teresa Calano? Sono davvero molto felice perché Enzo che l'allena la segue passo passo. Sì, infatti, devo dire che ha confermato le certezze, abbiamo parlato prima della partenza, voleva bene o male arrivare sotto quel tempo, ci è riuscita, una buona gestione di gara e, come dire, sono queste le soddisfazioni della corsa. 5,40 km, ancora atleti, ma quanti ne aspettiamo ancora, ma quanti ne sono arrivati, ma quanti intanto si stanno rifocillando nel cuore della villa comunale di Torre Annunziata, scusami, però se evitate di passare sotto l'arco è meglio. 57 minuti da via, 5,42, la media chilometro. Voi che siete dall'altra parte della villa possiamo assieme scendere sotto il muro dell'ora di corsa. Siamo ad ora 57:20 dalla partenza. 3440 secondi dal via. Ora Tonia, benvenuta Tonia, brava, e anche Raffaella con il giusto supporto maschile. Grazie a Zeus, sponsor tecnico. Tonia, benvenuta. Era un'altra assunta, c'è Fili, benvenute ragazze, i team in laghetto. Lello, Aurino, siamo a 3,58 minuti da via. Torneremo nel Cilento ad agosto e per quest'anno riuscirò a fare le vacanze perché presento una settimana nel Cilento, zona mare, quindi la mattina a mare, pomeriggio tutte gare, e quindi anche mia moglie sarà felice della cosa. Riusciremo tra una gara e l'altra andare sugli eventi e soprattutto al mare. 5,50 km, ancora arrivi, ancora Ida, giustamente accompagnata dal suo compagno di squadra. Chi è 250 metri dall'arrivo, assieme ai 200 metri dall'arrivo, assieme scendiamo sotto il muro dell'ora, un altro muro fatidico da abbattere. Stasera avevo atleti in po' tutta la Campania. Ancora arrivi, meglio atleti che figli, Marco. Io ho due di figli, anzi a settembre Alessandro Borghese sarà al ristorante di mio figlio, anzi a giugno, poi sarà trasmesso a settembre il Borgo a Sorrento, quindi date un'occhiata in televisione su Sky, Alessandro Borghese, 4 ristoranti a settembre, il Borgo a Sorrento. 40 secondi, Marti, allora siamo intorno agli 850 atleti arrivati. Teniamo d'occhio perché quando superiamo i 1000 siamo a record. 30 secondi al muro dell'ora, ancora 30 secondi. Dai ragazzi, racimoliamo le ultime energie, proiettiamoci verso il traguardo, ancora arrivi, ancora gara, basta run. Giuseppina ce la fa. Marti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, un'ora. In questo momento. Abbiamo trovato il potere della legge. Martina, 50 euro? No, ci siamo messi d'accordo dopo, non preoccupare. Emanuele Service. Emanuele, Dio è con noi, lo sai, no? Emanuele, Dio è con noi. E mia moglie Adriana, siamo Gianfranco! Grande Gianfranchino Lanzetta. Marco, lasciami chiamare Enrico Scarpone allo stand di Pasquale, grazie. Enrico Scarpone allo stand. Anna Maria, benvenuta. Forza Anna Maria, non mi mollate ragazze. Andiamo a chiudere sotto l'ora 01. Benvenute. Antonio, fermati, Antonio. Grande Antonio. Fina.
per turisti da tutto. Ente bilaterale Turismo Campania, con noi. Quando si parla di turismo, basta guardarci attorno e vediamo la bellezza della nostra terra. Enrico, ti aspetta Pasquale allo stand. Marti, le statistiche dicono che dopo Roma e dopo Venezia, Napoli è la città fino ad ora più visitata dai turisti in Italia nel 2018. Ho scelto bene allora il tema. Alfonso, benvenuto. Grande Afro. Pensa che me la volevo riservare alla tesi di laurea, poi ho detto meglio l'hai fatta. Ma no, ho detto meglio di no. Meglio non scrivere. Stai a Roma. Uno e due. Ma che bella la gioia. Papà e figliolo all'arrivo. Benvenuti. L'atletica, la forza, la bellezza dello sport. Anna, brava Anna. Marti, la caratteristica è che al di là della fatica c'è la gioia dell'arrivo e della partecipazione. Sì, confermo, Marco, vedi? Eccola qua, l'espressione della gioia. Quando li vedi arrivare così ti danno anche voglia, no? di presentare, di vederli. Ti fanno venire voglia di mettersi a fare e cominciare a correre. Guarda, ecco lei, per esempio. Lei non ha proprio affrontato 10 km, guarda. Saliano, Lisaura, Valle dell'Irno, ma quanti team, ma quante realtà diverse, ognuno a rappresentare il proprio territorio. Ancora arrivi, ancora gara, ancora insieme a noi. Pasta run, più run di così è impossibile. Non è un caso che 2 anni fa abbiamo assegnato a Torre Nunziata il prestigiosissimo premio podistidoc.it, gara dell'anno, Pasta Run. Un'ora 06 e 30, un'ora 03 e 30 dal via, 6, 21 km ora. Eugenia, benvenuta, benvenuta. Marti, tu riesci a sapere quanti siamo all'arrivo? Guarda, siamo intorno ai 930, escludendo 930. Teniamo d'occhio perché se superiamo i 1016, Marti, saremo a nuovo record arrivati. Record di iscritti già l'abbiamo stabilito. Il sorriso nonostante la fatica è la sintesi dell'atletica. Ragazzi, quando siete già arrivati non ripassate sul tappeto, per favore. Aiutiamo i giudici e aiutiamo anche chi sta lavorando per voi, per favore. CR TV Web con noi, l'opportunità via web di rivivere le emozioni di questa magica serata, la bellezza di Torre Annunziata, uno scenario incredibile alle mie spalle, gli atleti immersi nella bellezza, abbagliati, anzi di più, affascinati dalla bellezza di Torre Annunziata. Pasta Run. Vabbè, ma voglio sapere abbagliati da dove l'hai preso. E mi sono alzato col piede giusto stamattina. Ancora arrivi. Ogni tanto quell'unico neurone che c'ho funziona. Guarda, mi sembra di vederlo sulla sorpresa. Ancora arrivi. Emanuela Semis, e festa sia fino in fondo. Claudio. Giovanna. Grande Claudio. Benvenuto all'arrivo. Claudio Bosco del Case è sempre il primo iscritto agli appuntamenti che contano. Il piacere di averlo qui con noi a Torre. Vediamo anche Gina. Brava Gina. Marti, ci avviciniamo a migliaio, o ci siamo? Quasi? Non ancora, non ancora. Quando siamo? Ai 9.60. Va bene. I ragazzi di Salerno Corre all'arrivo. Rex, con le due splendide atlete, benvenuti all'arrivo. Salerno Corre, ogni anno nelle emozioni salernitane. Terzigno con noi. Vai Giovannina, forza, accompagnata dai figli e dal marito.
Roberto non sta fermo un attimo il presidente, ma i suoi ragazzi, le sue ragazze eccezionali lavorano ovunque, la polizia municipale, i carabinieri, la protezione civile. Rosario, siamo tutti contro i rosi. Benvenuti, scafate non solo. Gran lavoro per il gruppo Giudici Gare Napoli con Pasquale Pizzano, le classifiche ufficiali, una foto di Sonia, una foto di Pino Perrotti per podestidoc.it. Il meglio con noi, via web, 24 ore al giorno, 1440 minuti al giorno con noi a vivere l'emozione via web. Con arrivi, un'ora e sette. Mario Piun, Mario, benvenuto a Torre del Greco C'è. Anna Di Palma, Mimmo, tua moglie in arrivo. Le ragazze, a traguardo, Annarella, ma quanti anni che l'ho seguita, ma quanti ricordi, ma che bella vederla arrivare. Benvenuti all'arrivo, Mario del Club Sabbia, e non solo, che arrivano Rodas. Poi tutti sull'arenile per la cerimonia protocollare, sarà lunga, emozionante, la vivremo nel tramonto di Torre Annunziata, nel Maghreb torrese. Ancora arrivi, cara donne. Allora, concludendo quelli che sono i primi anni passati, siamo intorno ai 9.80. Per favore non ripassate in zona arrivo, non ripassate in zona arrivo, grazie. E mettiamo a chi lavora per noi con tanta disponibilità e professionalità di farlo fino in fondo nel modo migliore. Giro Iannone e Malika Bellafior alla vittoria. Marti, in realtà in campo femminile è stato confermato il pronostico. Sì, esatto Marco, avevamo detto, meno male sulla carta poi potevano essere le tre posizioni iniziali, si sono confermate. Malika Bellafior in prima posizione, in seconda posizione Gislami Asmae, voglio sbagliare, e terza Janet Amane, prima donna italiana Filomena Palomba. Filomena Palomba, la prima delle italiane in bianco, rossa e verde, così come tutto per l'Annunziata, oggi a rappresentare in grande stile la bella organizzazione italiana di atletica leggera. Su strada aspettiamo il presidente Sandro De Naia a rappresentare la FIDAL. Ancora arrivi, ancora ragazze! E che trio, forza ragazze! Benvenute! E le nostre anne con noi! Tecnicamente saremo a 1.600, però considera sempre qualche ripassaggio. Ma sono incredibili, cioè, ma riescono a superare se stessi ogni volta, ma sono proprio le passate, ma sono portato pure a fine. Lasciate i complimenti. Pinuccia c'è, Pina Perrotti, podestidoc.it. Ristoro operativo,
e noi siamo sempre gli ultimi ad arrivare. Marti, quando superiamo i 1016 me lo segnali, perché poi, conferma permettendo, avremo il nuovo record degli atleti all'arrivo. Intanto Enzo, Giovanni Aliberti allo stand di Pasquale Pizzano. Giovanni Aliberti, ti aspettiamo. Poi sabato prossimo saremo dalle due parti, saremo a Siano. Bellissima gara, Siano, bei ricordi. 2009 adesso. Qui, qui, qui l'emozione dell'atletica. Operativo il centro gara con il ristoro, recupera le energie, poi ci porteremo con Emanuele, presumo, e con noi sull'Arenile per vivere il momento della cerimonia protocollare. Capri Event, che ha collaborato per il passaggio, vieni degli qua, atleti. Marco, aspetta prima che mi fugge, vieni qua, vieni. Grande Teresa, complimenti a te adesso. Complimenti. Vieni qua, aspetta, aspetta. La tua gara, com'è per tua in generale, com'è stata la gara, l'organizzazione, come è andata bene? Molto bene. Emanuele, togliamo un momento la musica. Va bene, accioppala di nuovo perché non sei sentita. È un po' timida, Marco, un po' timida. Ma dopo per la premiazione, ancora arrivi. 1:13. Forza ragazzi, che bello vedervi arrivare. È vostra Torre Annunziata, è vostra Pasta Run, è vostra la giusta emozione che porteremo nel cuore. Proiezione 2019 per la sesta edizione della nostra, della vostra gara. Il Marathon Club Stabia, Marco. Marti, un uccellino mi dice che ci sono delle novità in arrivo. Io so, sì, è quello. So che ci sono delle novità in arrivo. Confermo, Marco, confermo. È delle belle novità per tanti, non solo diciamo gli appassionati sportivi, ma un po' per tutti. E ci divertiremo anche noi sicuramente. E professionali più che mai. Siamo 1:13, vi ricordo che il tempo massimo previsto dal regolamento è 1:15, mancano 60 secondi allo scoccare del time di riferimento. Peppe, 84 anni all'arrivo, 84 anni all'arrivo, Peppe sei tutti noi. Il nostro splendido nonnino, 84 anni, è incredibile. Il gesto è tutto arrugginito, a 55 anni. Eri tu quel cicolare prima. Ecco, adesso 1017. Abbiamo superato il vecchio record, però abbiamo bisogno di conferma. Perché le inseriremo comunque nell'ordine d'arrivo di Pasquale. Lo splendido ricordo di Luigi Raiola, Massimo, che ha donato al fratello l'emozione, a noi tutti l'emozione del ricordo attraverso anche l'elicottero che è sorvolato su di noi. Petali bianchi nel ricordo di Luigi alla partenza, poi le passioni continueremo a viverle nel ricordo, ma di festa. Nel ricordo di Luigi nel momento della cerimonia protocollare. Ancora Fit Walker con noi, Fit Walking all'arrivo. Benvenuti, benvenuti a voi. Complimenti. Salerno non solo, benvenuti, Salerno c'è, grandi! Grande Galle!
Complimenti! Luigi Celienta allo stand di Pasquale. Luigi Celienta allo stand! Grazie! Sabato prossimo tutti a Siano! Sabato prossimo! Il profumo delle ciliegie di Siano, Coralini Marti. Eccolo qua. Non ho più l'elenco, Marco, però raccogliamo lo stesso. Terzigno corre. Marti, presumo siano arrivati un po' tutti. Aspettiamo qualche secondo e poi andremo in zona. Ci rimane poco con lei. Per ora segnala 1024. Visto che c'è al mio fianco il segretario della Fidal Campania, Emanuele, se passiamo un momento un istante la musica, grazie. Marco, allora, qui è festa e quando c'è Torre Annunziata, Roberto Cirillo e la Pronti tra Caseran, c'è garanzia di successo. Certamente, guardate, sono 5 anni. Che non manchiamo mai. Con Roberto abbiamo iniziato veramente una battaglia a cercare di raggiungere sempre i migliori risultati. Questa volta è diventata veramente eccezionale, cresce molto, qualità, organizzazione perfetta, veramente. Roberto fa mesi e mesi di lavoro. Bellissimo questo, molto bello, molto bello, vero? Ecco, questo si aggiunge alla gara. Complimenti, complimenti a tutti. Loro continuano intanto. Bene, complimenti, noi siamo sempre presenti, ovviamente ci teniamo tantissimo, non potete mancare. Il nostro presidente si trova ancora all'Albricci, dove c'è il trofeo CONI, con la presenza sarà un po' difficile perché alle 7:10 avevo l'ultima gara. Quindi va bene, però ci sono presente, io non manco, va bene. Un abbraccio a tutti e complimenti per l'organizzazione, grazie. Marco, ti aspetta, allora ci arriviamo a vedere con lei. Marti, ci sono ancora, c'è ancora qualche arrivo. 1:19 dalla partenza, media 7:54 a chilometro ora. Benvenuto. Marti, arriveremo a 1:20, poi ci organizziamo per il momento della cerimonia protocollare. Ricordo la presenza e la voce, la bravura di Zagara Arancia, che era in zona 5.000 metri a passaggio a metà gara. Poi l'avremo al momento della cerimonia protocollare da gustare fino in fondo. Restate con noi fino alla fine, sono le emozioni ancora più belle, quelle del tramonto di Torre Annunziata. Ricordo la presenza della Pasqua in villa. Si sente il profumo. Un integro di carboidrati. Allora, ci aggiorniamo perché siamo 1:20, giusto il tempo recuperare anche noi un po' di energie e poi ci porteremo alla cerimonia protocollare edizione numero 5 di Pasta Run. Allora, dai. Pina, poi ritocca, mi raccomando, ritocca.